a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Libri di Pietra. E oggi andiamo a parlare di un saggio filosofico dai molti risvolti, dalle molte facce, dai molti racconti e anche dai molti esiti, che fa parte della nostra collana Scienza, e si tratta di Metafisica della puttana di Laurent de Sutter. Chi è Laurent de Sutter? È un giovane filosofo che si è occupato soprattutto di questioni inerenti a Deleuze, alla pratica della legge in Deleuze, attraverso una prospettiva assolutamente inedita, ma ha fatto anche studi legati a problemi del mondo contemporaneo. Basti pensare a Teoria del Kamikaze, un'altra sua pubblicazione. In questo saggio, chiamato Metafisica della puttana, lui in sostanza fa un'indagine condotta per vari testi, per vari racconti, vari aneddoti che vengono elaborati all'interno di una vera e propria fabbrica e fucina filosofica. E cosa va a lavorare lui in questa fucina? Va a lavorare tutta una serie di concetti cardine della tradizione filosofica occidentale, dal concetto di verità al concetto di soggettivazione, quindi di formazione proprio del soggetto, oppure il concetto di denaro, di scambio, di economia anche della verità, come la verità si lega anche veramente al saldare quasi economicamente la verità. E come lo fa? Attraverso cosa lo fa De Sutter? Lo fa non attraverso un concetto, o perlomeno non è semplicemente un concetto quello di cui lui tratta, ma lo fa attraverso due figure fondamentali, che sono appunto, cioè, l'impossedibile o il puramente possedibile della figura della puttana e della coquette, in sostanza. Le guarda come la figura dell'impossessabile, che sarebbe la coquette, e dall'altro lato della puttana come il puro possedimento, che in realtà rovescia tutti i paradigmi della società e del reale. E lo fa attraverso una serie di riferimenti molto eterogenei. Si va dal cinema di Godard fino alla teoria dell'arte di Baudelaire, fino alla graphic novel, cioè l'orizzonte dei suoi testi è molto ampio, e lo fa però con un passo continuo, un passo coerente, cioè il discorso sembra veramente tenere. Si passa veramente da Simmel a Lulu di Wedekind, che Lulu viene vista un po' come la figura paradigmatica, come la donna che viene desiderata e posseduta da tutti, ma in realtà ha una sorta di candore, come una sorta di strato soggiacente della verità che è inattingibile. Quindi lui si pone questi problemi attraverso una fucina filosofica lavorata intorno a un ritratto, intorno a una figura. È come una lavorazione di concetti fatta attraverso un ritratto aneddotico, narrativo, saggistico, cinematografico e diverse altre cose. Quindi lui fa questa distinzione, che era già di Baudelaire, tra cocotte e puttana, in sostanza, perché in mezzo cosa c'è? C'è il problema appunto dello scontare la verità. Secondo De Sutter la verità si paga sempre, quindi la verità è un orizzonte di scambio tra soggetti, che forma la stessa poi, come dire, società, ma forma anche l'oggetto e il soggetto a seconda della loro reciprocità stabilita. E quindi lui prende ad esempio una serie di testi importanti, dai saggi di Baudelaire fino a questo saggio di psicologia della cocotte di Georg Simmel, oppure gli scritti di Alban Berg su Lulu, le sue composizioni. Quindi analizza anche proprio l'aspetto estetico-musicale. Ci sono delle pagine su Alban Berg e su Adorno come allievo di Alban Berg veramente molto belle. Si passa anche attraverso ovviamente un filosofo che, cioè, non in realtà, per la precisione, scusate, non è un filosofo, però come dire, un aforista a suo modo, dai, diciamo che è anche un filosofo e grandissimo scrittore viennese del Novecento, che è Karl Kraus, che scrisse peraltro un saggio che si chiama La metafisica dell'espediente, in cui parla anche del rapporto con la prostituta come problema morale, ma non nel senso della custodia, perché anzi nella metafisica dell'espediente Krauss critica proprio questo discorso
appunto che la puttana è l'espediente per le nostre leggi morali, mentre in realtà il discorso è molto complesso, c'è il rovesciamento della verità, c'è il rovesciamento anche delle figure nel gioco anche sessuale. Questo Krauss lo sapeva meglio di chiunque altro nella sua epoca e De Sutter se ne avvede pienamente di questa novità del discorso krausiano. Krauss ha scritto una serie di opere sul problema della prostituta come figura della verità, quasi, basti pensare alla muraglia cinese o appunto a questa conferenza che tenne alla prima mondiale appunto del vaso di Pandora di Wedekind, all'opera di Lulu in sostanza, cioè era una conferenza e parlava appunto della puttana come figura metafisica quasi, quindi il discorso è molto ampio, il campo di lavoro è veramente immenso e lo fa attraverso questa serie di 50 ritratti, verrebbe a dire, sono in realtà per la precisione credo 52. E lo fa ogni volta anche con un piglio narrativo, con un uso anche inaudito, per esempio, anche di fonti magari che sono, come dire, nel discorso di tutti a volte, basti pensare al cinema di Godard, che lui rivisita in forme molto interessanti. A una certa dice che Godard usa la cocotte, le varie cocotte che sono nei suoi film, quasi come delle figure di ritorsione contro la verità. Quindi secondo De Sutter, appunto, questa figura è in grado di mettere a repentaglio e a riconfigurazione l'intero schema filosofico della tradizione occidentale e lo fa veramente a volte con delle considerazioni apodittiche molto brillanti. E ovviamente questo libro lo andremo a associare, forse arditamente, ma ci diverte anche per questo, a una serie di testi anche della nostra tradizione letteraria. Basti pensare al poemetto Cocotte contenuto in questo libro famosissimo di Gozzano, Colloqui, che qui riprende addirittura cioè anzi una edizione ricopertinata dell'edizione la faccio vedere meglio, dei fratelli Treves, con questa bellissima copertina di Bistolfi, che è praticamente la copertina della prima edizione originale. E poi andremo su uno scrittore che spesso anima polemiche e tutto, data la sua, come dire, la sua storia proprio biografica. Uno scrittore purtroppo forse anche fin troppo dimenticato e condannato dalla storia. Stiamo parlando appunto di P.T. Grilli con questo mammifero di lusso, con questa bellissima copertina di Carlin, un'edizione degli anni 20 questa. E perché anche P.T. Grilli? Perché appunto sono dei ritratti femminili, è una certa, anche qui la cocotte, la donna che sembra lasciarsi desiderare, ma è un imponderabile proprio del possesso, viene fuori da una serie di pagine di un bellissimo racconto che poi andremo a leggere. E ora vengo alla lettura di questi testi per farvi addentrare, insomma, in quanto stavamo dicendo. Questo è uno scritto, uno dei primi capitoli, scritto introduttivo. Ogni capitolo ha un sottotitolo. 3. Introduzione alla cosmesi del vero. La puttana di una femme coquette incarnava la forma inaugurale del rapporto elaborato da Godard lungo tutta la sua opera tra arte e prostituzione, ovvero tra arte e verità. Questo nesso, tuttavia, non è stato il regista a stabilirlo, ma risale a Baudelaire, che nel 1851 in Fusée si chiedeva cos'è l'arte e rispondeva prostituzione. Per Baudelaire era artista della vita moderna chi era pronto ad accettare la condizione prostituita della sua pratica e quindi del suo essere. Ogni artista era una puttana. Ma questo tratto specifico della modernità artistica non doveva essere inteso in relazione alla condizione sociologica dell'artista, ormai privo delle risorse della fortuna o del mecenate. Il fatto che l'artista fosse costretto a scrivere, dipingere o comporre per guadagnarsi da vivere era soltanto un indizio, per chi sapeva coglierlo, che permetteva l'accesso a un problema ben più grave, quello della condizione metafisica dell'artista. Questi non era una puttana perché si vendeva, ma si vendeva perché era una puttana. Egli metteva la sua arte al servizio dei ricchi e dei potenti,
perché si trattava di un'arte prostituita nella sua stessa essenza. Dell'essenza prostituita dell'arte propria della modernità, Baudelaire diceva poco, se non forse che essa si basava su un nuovo rapporto con la verità, la quale aveva perduto il suo statuto di evidenza. L'artista della vita moderna era l'artista della verità inevidente, della verità intravista in mezzo al trucco e ai balocchi, alla quincaglieria e al profumo delle cocotte. Ogni speranza di riconciliazione con essa doveva essere abbandonata. Il maquillage, la maschera o l'artificio erano diventati il luogo della verità, lo spazio della sua manifestazione. La modernità è la cosmesi del vero. L'artista, dal canto suo, preso tra le commesse di chi gli permetteva di campare il suo impossibile desiderio di immortalità, era costretto a rinunciare ai capolavori che avrebbero potuto aspirare alla pura espressione della verità. Per poter sperare di coglierne le ultime briciole e produrne una pur lontana eco, egli era costretto a ricorrere alla caricatura, alla cattiva pittura, alle croste. Allo stesso modo, per Baudelaire, l'artista della vita moderna, in quanto artista delle piccole forme, era l'equivalente della puttana che tenta di vendere del desiderio al passante, svelandogli i camuffi della biancheria o offrendo le labbra rosse. O meglio, i veri artisti erano le stesse puttane, poiché era con il loro mondo fatto di farde e di menzogna che gli altri artisti dovevano confrontarsi per poter aspirare al proprio statuto. La puttana era il pittore della vita moderna. Godard, che conosceva benissimo Baudelaire e l'ha citato in tutta la sua opera, lo sapeva. Ma sapeva anche che la modernità era chiusa, il cinema era il medium di un diverso sistema della verità, un sistema in cui il romanticismo cadaverico di Baudelaire, checché se ne dica, non aveva più modo di essere. Qui c'è un altro capitolo che si chiama Quello che non avremo mai. Passare un po' di tempo con una puttana equivale a passare del tempo con se stessi, non diversamente da come si passa del tempo davanti a uno specchio. Si è nudi a confronto con il proprio riflesso, obbligati a occuparsi del proprio desiderio. Passare un po' di tempo con una puttana significa deviare dall'ordine con cui l'uomo tenta di crearsi quel narcisismo un po' scemo che gli serve per non smarrirsi ad ogni angolo di strada. Brown ha sperimentato qualcosa di simile quando si è reso conto che probabilmente era innamorato di Denise e lo stesso deve aver provato Barky di fronte alle domande maliziose di Tullia. In entrambi i casi un uomo scopriva una verità su se stesso che rifiutava di ammettere, ma che, qualunque sia il significato di questa espressione, definiva ciò che era. L'incontro con la puttana rendeva impossibile il proseguo di un'esistenza che si voleva governata dalla ragione, quasi si trattasse di una regola imposta. Al contrario, la verità sta nella perdita della regola a cui la vita crede di dover sottostare e risiede piuttosto nello sconvolgimento di detta regola una volta messa di fronte all'ineffabile splendore di un corpo incontrato e subito perduto. In Psicologie der Cocotterie, un articolo apparso in due tempi su Der Tag, l'11 e il 12 maggio 1909, Georg Simmel aveva cercato di disegnare la mappa dello sconvolgimento che l'incontro di un corpo poteva provocare. Per Simmel, tale corpo era quello della coquette, cioè della donna che lascia credere di essere disponibile, ma preserva sempre un'ultima segreta restrizione della propria anima, che si limita a far immaginare. È questo quasi niente sottratto alla possibilità del possesso ad essere oggetto del desiderio e quindi causa dello sconvolgimento da esso prodotto, perché esso corrisponde a ciò che non avremo mai. L'arte della civetteria, coquetterie, molto di più di quella della mondanità, appartiene alla puttana. Considerato che il suddetto quasi niente si esprime pienamente proprio quando si è convinti di poter possedere tutto, non si possiede mai una puttana. Al contrario, la puttana è l'impossedibile, è l'incarnazione dell'impossibilità di possedere, in quanto il possesso corrisponde all'oggetto a cui un desiderio si consacra o sogna di consacrarsi. Di fronte a un simile impossedibile, la ragione può reagire soltanto con la follia, la stessa in cui nell'opera di Wedekind sono caduti uno dopo l'altro i diversi amanti di Lulu.
ma è immaginabile anche una reazione irrazionale. Brown che finisce per balbettare una proposta d'amore, Barty che abbandona le sue idee per abbracciare quelle di Tullia, oppure l'uomo vittima della coquette descritto da Simmel, che trova la propria verità soltanto lasciandosi andare al gioco di cui la coquetta è al contempo padrona e oggetto, padrona in quanto oggetto. Come vedete, insomma, il discorso si fa bello intensificato, si rovesciano una serie di paradigmi costitutivi proprio da una figura che uno, anzi, pensa disegnata alla pura semplificazione della merce e della carne, quando in realtà c'è una serie di eghi psico-filosofici, diciamo, sulla psiche, la condotta quasi del vero, su ciò che è la sorveglianza intorno al vero, che sono insomma di un certo peso. Questa, come dire, questo impossedibile della coquette viene ritratto perfettamente in alcune pagine di Pitigrilli di questo bellissimo racconto di cui vi leggerò degli estratti, chiamato Whisky and Soda. Sono anche i nomi dei protagonisti del racconto. Sono dei racconti di ambientazione parigina, quindi non siamo molto lontani anche geograficamente insomma, da quello di cui parlavate su Terre, da Godard, da Baudelaire. Un gran caffè affollatissimo, nelle cui pareti si specchiano moltiplicandosi per mille le lampadine elettriche. In un angolo tiepido, una signorina, celando nell'ombra del vasto cappello nero gli occhi viziosi, ascolta le parole asprigne che il giovine le mormora in sordina. Anche sui suoi denti scintillanti si specchiano, rimpicciolite come da minuscoli specchi convessi, le lampadine, quasi a rendere più luminoso il suo sorriso. Whisky, dice a Soda, ha delle cose impudiche, e Soda le ascolta e se ne compiace. Lo chiamavano Whisky poiché fra le caricature che tentava di eternare sul tavolino marmoreo del caffè si accumulavano i bicchieri del biondo veleno e chiamavano Soda la sua compagna in omaggio alle sue carni sode, pimpanti e proterve. Soda non era una ragazza eccezionale, non era russa, non aveva gli occhi verdi, non si faceva flagellare dagli uomini, non si fermava davanti alla gabbia dei mandrilli e non si spolverava di cocaina la punta del naso. Aveva il buon gusto di essere una ragazza come tutte le altre. Era come una tavola grigia sulla quale il suo amico pittore, caricaturista e disegnatore per sarti di lusso delineava con la matita del sogno e coloriva con le tinte dell'illusione una donna bizzarra. Le amanti degli artisti dovrebbero essere donne comuni, mannequin su cui il maschio esteta potesse costruire una forma nuova, un'anima nuova. Soda era un delizioso mannequin per il sogno del suo giovine pittore e per gli abiti di un grande tailleur. Egli alle 8 le andava incontro nei pressi del laboratorio, la conduceva al bar, le offriva in piedi un americano senza limone e con poco sels. Poi andavano al ristoratore, si siedevano a tavola, discorrevano del più e del meno, egli le offriva la carta dei cibi, lei glieli restituiva senza darsi il disturbo di scegliere. Mangiavano, lui spezzava due o tre stuzzicadenti, lei lanciava all'intorno delle occhiate incendiarie, lui le voleva bene da qualche mese, lei lo amava dalla prima sera che erano andati a letto insieme ed erano andati a letto insieme la prima sera che si erano incontrati. Poi uscivano, passavano davanti all'edicola dei giornali, comperavano la Vie Parisienne o la Rire o Fantasio, gettavano uno sguardo in una vetrina di fioraia, nel solito negozio, e gli comperava delle sigarette. Ne offriva a lei ed ella rifiutava, o non gliene offriva ed ella gliene chiedeva. Poi entravano nel solito caffè, lui ordinava il solito whisky, sfogliava il giornale umoristico. Qui poi continua un po' il racconto, ma vengo alla parte in cui insomma, questa forma della coquette si palesa, perché ora sembra come dire un comune rapporto amoroso tra due persone. La guerra, l'armistizio, la pace. Whisky tornò a casa. In tutto quel tempo Soda aveva fatto molte altre conoscenze. Il caso avvicinò uno studente di non so che cosa, il quale si ornava di un Fox Terrier fresco, candido e roseo come una calza di seta bianca su una gamba femminile pulita. Amo assai la lettura e mi piacciono i libri, diceva lo studente, ma non mi sorride l'idea di formarmi una biblioteca, ordinarla, far rilegare i volumi.
La biblioteca di tua proprietà è come la tua amante, ti è cara, ne sei geloso, hai paura che ti chiedano in prestito qualche volume, che non te lo restituiscano più o te lo riportino sciupato, squinternato. Ecco perché io preferisco i libri delle biblioteche circolanti. Come un amante stabile, preferisco le coquette, che sono le biblioteche circolanti dell'amore. Queste teorie erano piaciute a Soda. Qui poi continua questo rapporto, ma qui ora viene la lista degli amanti di Soda, che è molto interessante. E molti altri, con cane e senza cane, si avvicinarono a Soda, si avvicinarono, primo, un dentista amico intimo di Whisky, anestesia locale e totale, ma sebbene estrasse i denti senza dolore, trovò il modo di farla soffrire il giorno dell'abbandono. Allora ella andò a farsi asciugare le lacrime da un installatore di termosifoni. Secondo, installatore di termosifoni, pagamento rateale, speciali facilitazioni ospedali, educandati, monasteri, dancings. Costui era ammogliato e nonostante i suoi termosifoni, la consorte andava a farsi scaldare da un altro. Terzo, un suonatore di corno inglese, amico caro di Whisky. Dicevano che accettasse denaro dalle donne, ma non lo spendeva male. Lo conservava per il giorno che non gliene avrebbero più dato, ma gliene avrebbero chiesto. Non si pensa mai abbastanza alla vecchiaia. I musici occupavano un posto di prim'ordine nella sorte erotica di Soda. Quando sua madre faceva l'affittacamere, aveva anche ospitato un suonatore di tamburo, piatti e triangolo, che si era innamorato della fanciulla e l'avrebbe sposata se lei, sentendosi chiamata a più alti destini, non lo avesse respinto, dicendogli: o un violinista o niente. Voi professori di tamburo, piatti o triangolo, siete i diseredati dell'armonia. Il suonatore di corno inglese le piacque assai, anche perché, per l'abitudine del suo mestiere, qualche volta nel baciarla le soffiava la bocca. Questo la faceva ridere, fa ridere anche me, scusate. Abbandonato dal suonatore, pianse e passò vari giorni e varie notti in un'angoscia musicale, in un incubo armonico, popolato di strumenti preferibilmente affiati. Scusate, ma mi ha fatto ridere più di grilli, ora tornerò serio. Il ritornello di canzone la faceva sospirare lungamente. Spesso per via si soffermava dinanzi ai negozi di chitarre e fisarmoniche, asciugandosi una lacrima indecisa. Una sera al caffè i suoi occhi color illusione distrutta si posarono su un laureando in medicina che, leggendo il giornale, si trastullava distrattamente con uno stetoscopio. Quell'apparecchio snello, allungato a foggia di imbuto, trasportò il pensiero della disillusa al suonatore di corno inglese, dileguatosi nell'ignoto. «Scusi», domandò al laureando in medicina, «quello strumento è un flauto o un clarino?» E lo studente rispose: «un pianoforte a coda». E riprese a leggere il giornale. «La signorina si occupa di musica?» domandò poi. «Le piace l'opera Il barbiere di Siviglia?» «Sì, Il barbiere di Siviglia, la Carmen. Oh, vado pazza per la musica spagnola!» Lo studente in medicina preparava la tesi di laurea sul valore nutritizio dell'arte vegetale. In questa sua opera Soda vide poca spiritualità, ne trovò di più in quella di un giovine poeta, amico fraterno di Whisky, che sebbene si lasciasse sfuggire qualche rima, era però specialista in versi liberi. L'invenzione del verso libero ha fatto improvvisamente scoprire un'anima di poeta in chi era nato per il commercio delle candele o la fabbricazione delle saponette. Il verso libero è stato la tessera di circolazione gratuita per il Bosco dell'Elicona, l'acquedotto municipale della Fonte Castalia, la missione di tutti gli analfabeti e i pre-intellettuali delle muse. Stupendo, scusate. Comporrò un sonetto per lei, signorina. Grazie, ma che non sia lungo. Il giovine poeta si chiamava Luigi Ceretti e da quando si era messo a far versi si era aggiunto un nome, Maria. Soda fu l'ispiratrice di Luigi Maria Ceretti. Corse voce che anche lei avesse imparato a scrivere poemi ed è possibile. Scusate, adesso torno serio. Il bacillo della letteratura si propaga molto facilmente per via uretrale. Potrei citare degli esempi. Ebbe poi delle passioni epidermiche a breve decorso per alcuni personaggi secondari, un commesso viaggiatore in aniline e altri sottoprodotti del catrame, amico d'infanzia dei Whisky, un pittore divisionista, genio incompreso,
e un ventriloquo. Tutti, dal più al meno, siamo ventriloqui, ma cerchiamo di nasconderlo. In ognuno di noi c'è un ventre che parla, il cervello pensa, è vero, ma pensa ciò che il ventre gli suggerisce. S'accese di un capriccio breve come un lampo di magnesio per un pittore indipendente. Si chiamano così quelli che segnano una casa che strabiomba, una bottiglia, un pezzo di gamba senza sesso, intitolato il tutto Stati d'animo, e chiedono per il quadro senza cornice 18.000 lire. Chiedono. Poi ritornò lo studente del piccolo Fox e della teoria sulle biblioteche circolanti. Soda fu tenuta in lettura da lui e da molti altri studiosi. Un sognatore biondo che l'amava ad un amore puro non osò sfogliarla perché credeva che avesse ancora le pagine intonse. Un altro invece la ridusse in così cattivo stato che la poverina dovette andare a farsi rilegare. Rilegata a nuovo, trovò un filosofo rosminiano, metafisico e metattisico, che sputava sangue e sentenze, che in lei volle cercare l'anima. Noi delle donne cerchiamo dapprima l'anima, ma poi prendiamo il corpo. Facciamo come i pescatori di perle, essi aprono l'ostrica. Se trovano la perla, tanto meglio, se non la trovano, mangiano il mollusco. Il rosminiano stava per dare alle stampe un importante studio sulle monadi di Leibniz. Ma chi vuoi che si occupi delle monadi di Leibniz? Lo aveva incoraggiato Soda. Scrivi le memorie di un letto matrimoniale, interessano di più. E poiché il filosofo non seguì il salutare consiglio, Soda, reumatizzata dalle speculazioni filosofiche, passò a un tale che voleva fare su di lei delle altre speculazioni. Ma ella sapeva amministrare con criterio la sua bellezza, tanto più che quel signore era calvo come un ginocchio e gonfio come un pneumatico, mentre a lei piacevano le teste ricciuti come l'astrakhan e i corpi snelli come penne stilografiche. Un altro signore, un negro angloamericano australiano, per le cui mani erano passate centinaia di donne e migliaia di dollari di sterline, le propose di lanciarla, ma le fece capire che non si può lanciare una cosa senza prima averla presa. Soda chiese 12 ore per riflettere e poi rispose di no, era un'imprudenza troppo grave. Se avesse messo al mondo un piccolo mulatto o, chi lo sa, un piccolo negro, Whisky difficilmente lo avrebbe riconosciuto. Alla fine tornò al rosminiano, al quale doveva una certa riconoscenza perché le aveva somministrato un po' di cultura. Aveva creduto di spiegarle che cosa vuol dire ancestrale, prosseneta, cinegetico, ditirambo, solecismo, e lei aveva creduto di comprendere. Le aveva insegnato che Senigallia non è nel Senegal, che non si dice l'albero ginecologico di casa Savoia e nemmeno il paese che mi diede i genitali. Trovò qualche difficoltà a farle capire che il piloro è una cosa che si può nominare anche fra persone per bene, perché non è di quelle parti che devono essere tenute coperte per la strada, o per meglio dire, una parte che si tiene nascosta, ma non sarebbe obbligatorio. Tornato alle sue braccia, riprese le lezioni e, per non trascurare nessun ramo dello scibile, le diede qualche lezione di grammatica, spiegandole che la preterizione è una figura retorica che consiste nel dire una cosa senza avere l'aria di dirla. Fammi un esempio di preterizione, disse il maestro, vedremo se l'hai capita. E l'alunna rispose: un esempio, ecco. Non ti dirò che avrei bisogno di un paio di scarpe allacciate, alte, col collo di daino e la punta di vernice, e non ti dirò nemmeno che non ho i denari per comperarle. È un bell'esempio di preterizione. Sì, rispose il maestro, vedo che l'hai capita, e Soda, ma io vedo che non l'hai capita tu, e lo piantò. Il filosofo disperato versò tutta la sua intima sofferenza in un'opera che stava macchinando da gran tempo, i dialoghi fra uno scheletro e un feto, ma questo lavoro non gli diede la pace che cercava. Come vedete, questo meraviglioso, esilarante racconto di P.T. Grilli, chiamato Whisky and Soda, sembra quasi parlare di un'iniziazione di questa giovane fanciulla innamorata all'essere una coquetta, all'essere una sorta di creatura impossedibile. E vi vorrei salutare leggendo questo divertentissimo poemetto in sezioni di Guido Gozzano, uno dei capolavori della filosofia del Novecento, che sono i colloqui di Guido Gozzano. Qui vedete tutta la musica di superficie, perché anche De Sutter ragiona sull'effetto di superficie della maschera, della verità di fronte alla prostituta. Quindi il fatto che la prostituta si maschera col maquillage per creare appunto questo effetto di superficie che poi accorpa la verità a sé e la rovescia. E c'è un po' questo discorso anche nel poemetto Cocotte, perché è la storia di un bambino che vede per la prima volta una coquette. Il poemetto si chiama Cocotte. Ho rivisto il giardino, il giardinetto, contiguo, le palme del viale,
la cancellata rozza dalla quale mi protese la mano ed il confetto. Che piccolino, che fai solo soletto? Sto giocando al diluvio universale. Accennai gli strumenti, le bizzarre cose che modellavo nella sabbia, ed ella si chinò come chi abbia fretta d'un bacio e fretta di ritrarre la bocca, e mi baciò di tra le sbarre come si bacia un uccellino in gabbia. Sempre che io viva rivedrò l'incanto di quel suo volto tra le sbarre quadre, la nuca mi serrò con mani ladre, ed io stupivo di vedermi accanto al viso quella bocca tanto, tanto diversa dalla bocca di mia madre. Piccolino, ti piaccio che mi guardi? Sei qui per i bagni ed affittate là? Sì, vedi, la mia mamma e il mio papà? Subito mi lasciò, con negli sguardi un vano sogno, ricordai più tardi, un vano sogno di maternità, una cocotte. Che vuol dire mammina? Vuol dire una cattiva signorina, non bisogna parlare alla vicina. Cocotte, la strana voce parigina, dava alla mia fantasia bambina un senso buffo d'uovo e di gallina. Pensavo dei taffavoleggiati, naviganti e l'isole felici, cocotte, le fate intese a malefici, con cibi e con bevande affatturate. Fate saranno chissà quali fate, in chissà quali tenebrosi uffici. Un giorno, giorni dopo, mi chiamò, tra le sbarre fiorite di verbene, «O piccolino, non mi vuoi più bene? È vero che tu sei una cocotte?» Perdutamente rise e mi baciò con le pupille di tristezza piene. Tra le gioie defunte e i disinganni, dopo 20 anni, oggi si ravviva il tuo sorriso. Dove sei, cattiva signorina? Sei viva come inganni, meglio per te non esser più viva. La discesa terribile degli anni, oimè, da che non giova il tuo belletto e il cosmetico che già fa mala prova, l'ultimo amante disertò l'alcova, uno sol uno, il piccolo folletto che donasti d'un bacio e d'un confetto, dopo 20 anni oggi ti ritrova in sogno e t'ama in sogno e dice t'amo da quel mattino dell'infanzia pura, forse ho amato te sola, o creatura, forse ho amato te sola e ti richiamo, se leggi questi versi di richiamo ritorna a chi t'aspetta, o creatura. Vieni, che importa se non sei più quella che mi baciò 4enne, oggi t'agogno vestita di tempo, oggi ho bisogno del tuo passato, ti rifarò bella come Carlotta, come Graziella, come tutte le donne del mio sogno. Il mio sogno è nutrito d'abbandono, di rimpianto, non amo che le rose che non colsi, non amo che le cose che potevano essere non sono state. Vedo la casa, ecco le rose del bel giardino di 20 anni or sono. Oltre le sbarre il tuo giardino intatto fra gli eucalipti liguri si spazia. Vieni, t'accoglierà l'anima sazia. Fa che io riveda il tuo volto disfatto. Ti bacerò, rifiorirà nell'atto sulla tua bocca l'ultima tua grazia. Vieni, sarà come se a me, per mano, tu riportasti me stesso ad allora. Il bimbo parlerà con la signora, risorgeremo dal tempo lontano. Vieni, sarà come se a te, per mano, io riportassi te, giovine ancora. E con questo poemetto io vi saluto e vi ricordo i libri, i colloqui di Guido Gozzano, questa bellissima edizione Travers con la copertina di Bistolfi, questo bellissimo Pitigrilli Mammiferi di Lusso e il nostro Laurent de Sutter, Metafisica della puttana, delle edizioni Giometti Antonello, ordinabili al sito posta@giometti-antonello.it. A presto.